Ben Pull up switching lanes, better watch it, I'ma take your name. Don't drop me, motherfucker, I'ma bring the pain. Ciao a tutti amici di Spampinauto e benvenuti in questo nuovo video con Harry. Ma ti sei stufato di stare qui in Valle d'Aosta a casa mia? No, è bellissimo. Tu pensa che ci sono tantissimi meleti ed è il mio frutto preferito. Sono sicuro che questo video lo aspettavate, perché avrete visto sicuramente il video precedente in cui puoi farlo, costruire un piaggio sì malossi, completamente malossi, in sole 48 ore. Sono sicuro che questo video lo aspettavate, perché avrete visto il precedente del puoi farlo, del nuovo format. Questa è la seconda parte in cui abbiamo costruito un piaggio sì totalmente malossi in sole 48 ore. Posso dire io di iscriversi al canale? Bravo! Però al tuo canale! Al mio canale, assolutamente, iscrivetevi, perché più del 50% di voi non è iscritto e mi chiedo perché. Se siete qui dovete iscrivervi assolutamente, e troverete anche l'Instagram di Harry Favre in descrizione. Ci siamo lasciati con il sì completato, lo abbiamo acceso, funziona, dobbiamo testarlo. Fatto un po' di rodaggio, però mai quando l'ho ancora fatto provare, perché... In realtà abbiamo semplicemente fatto un buon mezzo pieno tranquillo in cui lo abbiamo testato, ed è giusto che sia così. Siamo su una strada davvero privata questa volta e non vedo l'ora di accenderlo. E ovviamente prima però voglio farvelo vedere ancora una volta nel dettaglio, perché è venuto davvero splendido. Ve lo dico, l'ho provato, va forte, sono un po' di cosine da migliorare, che però almeno saranno dei contenuti dei prossimi video di in cui lo miglioriamo. Cilindro in alluminio, carter lamellari malossi con il 19, non con il 21 perché dovevamo sennò tagliare la culla, togliere i pedali e modificare l'ammortizzatore, ma non avevamo tempo. Poi cosa abbiamo? Abbiamo questa marmitta che non è la migliore che fa malossi, ma è quella un po' più tranquilla. E forse casino comunque ne fa, fa un bel po' di bordello. Casino va forte, però volendo potrebbe andare ancora di più sto motorino. Io sono curioso di provarlo, mi stai mettendo una scimmia incredibile, mi prudono le mani. E la novità assoluta, questo l'overrange, l'organo di trasmissione del moto rispetto alla chiavetta normale della trasmissione del ciao, del sì, del bravo. Mamma Malossi ha fatto un mille righe. E se non sapete di cosa stiamo parlando, andate a vedere il video vecchio, cioè il vecchio, è uscito qualche giorno fa, dove però spiego in garage questa nuovissima trasmissione. Ed è arrivato il momento di prendere il trapano. E indovinate chi sarà il primo finalmente a provarlo? Accensione! Eccolo! Che spettacolo! Mamma che figata, ma dove vai, Harry? Oh donna! Ma si impenna sempre, campo, campo, campo! Ma si impenna di brutto! Allora, devi sapere che non ho mai impennato un sì e si sbilancia tantissimo. Cioè, sale da solo. Cioè, non so cosa dire. Mamma mia, che figo! È matto! Ma quando va? Ti prego, Malossi, ma cosa mi stai dicendo? No, vabbè, ma non ci credo. Cioè, è bellissimo! Guardate! Wow, wow! No, 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 no! Non ci siamo proprio! Tutto! Cioè, è una figata colossale! Veramente, non so cosa dire. Bellissimo! Bellissimo! Come va? Cioè, non so cosa dire. Ritornati nella Batcaverna e adesso sì che lo vedo. Questo è un verricello però. Madonna che figo. Questo qua è simile al tuo, cioè sì. La base è sempre un piaggio sì. Però come vedi ha le forcelle. Forcelle. Freno a disco davanti, flottante, gigante. Poi ha la culla che è tagliata qui. Adesso non so se rende sicuramente si vede poco, ma non conviene descriverlo fuori. Tiriamo forse giù. Hai anche ragione. Eh sì. Ma dobbiamo parlare di questo sì? Di questo. Di questo che è molto più bello, più veloce, più arrogante del tuo. Adesso, se proprio vuoi dire la verità, no, però ok. In effetti anche il tuo è carino. Allora, ma c'ha i semi manubri. Sì, però io non ho la frizione, fighissimo. Poi io ho il 21. Ok. Come vedi, guarda il filtro così che è si più riesce lungo a metterlo tuo. In basso. Però ho dovuto tagliare tutto e mettere gli ammortizzatori esterni, tra l'altro. Infatti questo qua si usa solo in pista o in aree. Cioè, io dai, andiamo a provare. Proviamo. Eccoci qui, io a bordo del mio sì malossi in 48 ore, lui di questa bestia qui che è 6 mesi. Sarà divertente. Sei pronto? 3 2 1
Che bello! 3, 2, 1. Sono curioso di provare sta mostro con sto scaricozzo. 3, 2, 1. Madonna! Ma poi frena fortissimo. No, madonna, che figo. È una figa, ma va fortissimo. Vai, Harry. Sì, vai. Grande. Bellissimo, bello vero. Senti, ma tuo padre che è venuto ad aiutarci col 50, non è che me lo presta un attimo? Ah, quello lì voglio provarlo assolutamente. Posso dirti una cosa prima di provarlo? Ah. Sai che è raffreddato il liquido, ma non ha la pompa dell'acqua? Così a casa, secchiate. Più o meno. No, funziona, il 50 è geniale, chi l'ha inventato il sistema? Praticamente il caldo sale e il freddo scende, cioè creando un circuito così e non avendo neanche una pompa dell'acqua da cambiare o revisionare ogni tanto. Via, proviamolo! Secondo me tra qualche settimana vedrete un titolo tipo "Ho acquistato un 50". Ecco, questo qua. L'ho detto, tanto riesco a venderglielo a fine puntata, scommettete. Wow! Madonna! Madonna, quanto va? Ma che figo! Parte zero col 50 di Fabre! Quanto fa divertire, Michael? Fa divertire tanto, è una figata. Però mi stavo quasi capottando, ma va bene. Ve l'ho detto che riesco a venderglielo a fine puntata questo 50. È lo vero. In tutto questo, vi devo dire, mi sono veramente super divertito. Questo ovviamente lo devo a Harry, perché abbiamo fatto un progetto veramente figo. Mi sa che tutti e due lo dobbiamo a Malossi. Lo dobbiamo a Malossi, che ci continua a supportare. Dal niente è nato questo progetto di collaborazione a Varano, dicendolo appunto ad Andrea, il titolare, davvero troppo gentile. E se vi va magari di darmi un consiglio nei commenti, sarà gradito e magari preso in considerazione. Io devo assolutamente spronarvi ad iscrivervi al canale, perché è fondamentale ed è solo grazie a voi se creiamo progetti di questo genere con aziende come Malossi. Ci divertiremo appunto con il nostro Piaggio si Malossi, per cui sarà figo. Però Michael, sai che oggi hai visto un po' di mezzi nel mio garage, lo Zip, il 50, il Sì, un po' di robe. Alla fine abbiamo già fatto vedere tutto. Cioè, secondo voi cosa potremmo fare in un prossimo video con un mezzo strano? Puoi farlo? Cioè, cosa potrà essere? Diteci cosa dobbiamo guidare nel prossimo video. Aspettiamo solo voi, vi ringraziamo come al solito e ci vediamo in un prossimo video. Bye.